Entriamo un po' a gamba tesa su questo grande pezzo, questo brano di Peter Gabriel, Shock the Monkey, ma insomma i nostri ascoltatori non ce ne vorranno. Noi stiamo parlando da ieri e allora insomma Fabio De Luca è con noi dall'altra parte del telefono. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti, ciao Giustina. È un vero piacere. Allora, un sacco di ascoltatori, come ti dicevo fuori onda, mi stanno un po' dicendo: ma Fabio De Luca nell'83, in quell'anno là, cosa? Io ho detto: lo sai che di Fabio De Luca non c'è nemmeno una tua biografia ufficiale su internet? Ma come ho detto, è così modesto. Senti, ti conoscono tutti, grande DJ, conduttore musicale, critico musicale, giornalista, scritto un po' ovunque, anche direttore di Rolling Stone, può essere tra le tante cose che hai fatto. Direttore per la vecchia gestione per 5 anni, sì, della vecchia gestione, infatti, sì. E poi Rai, naturalmente. Ho fatto per molti anni, diciamo, in maniera sistematica dal 95 al 2005, molti programmi su Radio Rai, Radio 2, dall'ultima fase di Planet Rock, poi Suono Ultrasuoni, poi Weekend Dance, per cui sì, programmi, diciamo, la stagione dei programmi specialistici su Radio Rai. La stagione bella, aggiungo, bravo. Senti, noi ti disturbiamo, intanto è un piacere conoscerti finalmente, perché qualche giorno fa usciva su un inserto del Sole 24 Ore una storia fantastica che tu hai raccontato molto bene, che appunto è legata veramente a doppio filo con la nostra storia, con quella di Controlaio, una storia che risale a una torrida estate del lontano 1983. Esatto, è l'estate dell'83, e il protagonista non ha un nome per dire di questa storia, è un ragazzino che in quel momento avrà avuto più o meno sui 12-13 anni, per cui adesso ne avrà sui 40 qualcosa, un ragazzino canadese che è in vacanza con la famiglia a Firenze, e sono vacanze di altri tempi, nel senso che una vacanza che da come si ricostruisce la storia è durata almeno un mese, e questo ragazzino da solo in una città come Firenze un po' si annoiava, nonostante immagino le visite turistiche, i musei eccetera, e la sua, diciamo, distrazione in quel mese di vacanza fiorentina è un boombox, uno di quei radioloni che proprio in quel momento, prima anni 80, stavano cominciando a diventare un po' una figura familiare anche per noi ragazzini italiani, cioè quelle grosse radiolone da video rap newyorkese. E questa radiolona, questo ragazzino, passa i pomeriggi ascoltando le radio italiane, le radio locali italiane, e registrando per passare il tempo dei mixtape, come li sarebbe chiamati da qualche anno dopo, cioè avevano registrato i pezzi che gli piacevano dalla radio. In particolare uno di questi mixtape, diciamo, gli rimane attaccato, se lo riporta anche in Canada e continua ad ascoltarselo anche negli anni dopo. E nel frattempo, poi crescendo, diventando a quel punto un teenager, un giovane adolescente, eccetera, comincia anche a appassionarsi di musica e comincia a chiedersi quali sono le canzoni che lui, in maniera totalmente casuale, totalmente random, ha registrato in questo nastrone. Per cui comincia a passarlo agli amici, e è un'epoca, diciamo, pre-internet ancora, per cui non c'è, diciamo, il modo di poter chiedere a una platea più grande l'ID sui pezzi, il riconoscimento lo fa persona a persona, cioè gli amici lo sentivano: ah, questo pezzo sì, lo riconosco, è di questo gruppo. Per cui diciamo che di questo mixtape, che contiene qualcosa come 50 pezzi, riesce a identificarne più o meno una ventina, ma la curiosità di conoscere anche gli altri gli rimane, e nel frattempo arriva internet, arrivano, diciamo, le prime bulletin board, i primi forum online, per cui lui, diciamo, in quel momento utilizzando i frammenti di testo delle canzoni che riusciva a cogliere, diciamo, dalla registrazione, chiede in giro ai fan musicali, insomma, delle bulletin board: ma secondo voi questo pezzo cosa potrebbe essere? E riesce a quel punto a identificare una buona metà delle 50 canzoni, poco più della metà delle canzoni del nastrone, finché poi la storia va avanti, la tecnologia va avanti, arriva YouTube, arriva, diciamo, la possibilità di caricare file audio sulla rete. Lui carica un file di questo nastrone su YouTube, e a quel punto comincia, diciamo, un gioco di crowdsourcing, potremmo chiamarlo, per cui molte persone, sentendo questo nastro, gli dicono: guarda questo pezzo di questo tal gruppo, e ancora a quel punto non riesce a identificarle tutte le 50 tracce, ne rimangono ancora una quindicina, poi la tecnologia va ancora avanti, arriva Shazam, con Shazam lui riesce effettivamente a identificare ancora qualche traccia, gliene rimane solamente una misteriosa, e qua mi fermo per fare la pausa. Sì, sulla traccia
faccia misteriosa ci arriviamo, peraltro, perché in realtà poi non è più così tanto misteriosa. Ecco, la cosa interessante è che quel nastro che oggi appunto è stato identificato, come ci raccontavi tu, arriva dalle frequenze di Controradio, dove si riesce anche a sentire la voce di Renzo Corsini, che era appunto uno dei conduttori storici della radio dell'epoca, e quindi insomma in qualche modo da lì appunto il legame con noi qua di Controradio. Questo è un elemento fantastico, nel senso che appunto per noi italiani, io penso che questa storia l'ho scoperta per caso un paio di mesi fa su Reddit, me l'ha segnalato un amico che frequenta molto le pagine di Reddit, però diciamo è una storia che in qualche maniera in tempi diversi era già emersa, però per noi italiani appunto ha un senso ancora maggiore, perché se tu ascolti questo nastrone per intero, a parte che è un nastro proprio bello da sentire, nel senso che è molto 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 mixtape vecchia maniera, cioè sì, un mixtape fatto con il testo della pausa per legare un pezzo all'altro, sono passaggi molto brutali, la selezione musicale è incredibile, ci cioè sono delle cose di new wave oscura, ci sono i medium prima che vengano i Talking Heads naturalmente, anche delle cose di musica italiana cucite in maniera molto brutale, con anche degli interventi poi parlati di questo ragazzino che dice, recita delle poesie, dice delle frasi a casaccio, ma appunto per noi italiani riusciamo a capire anche quei brevissimi frammenti di voce dell'annunciatore, e soprattutto appunto c'è la voce di Renzo che in un paio di casi dà il benvenuto sui 93-700 MHz di Controradio. Fantastico. Io quando ho sentito quello mi si è aperto un mondo, puoi immaginare, io pertanto Controradio non sono fiorentino, però la conosco molto bene, sono cresciuto negli anni 80 col culto di questa radio fantastica, in cui la leggenda era che voi trasmetteste i Residents la mattina. Certo, certo. Ora un po' meno, ora un po' meno, però sempre grandi Residents. Ovviamente, tra l'altro tu avrai sicuramente incrociato anche la tua storia musicale con Ernesto De Pascale. Assolutamente, ecco, assolutamente, quindi... è stato un grande amico, per un breve periodo, ma un grande amico, certo. Allora, è successo che noi si parlava di questa cosa, non volevamo dare troppi dettagli, ci piaceva lasciare tutto un po' avvolto nel mistero. Abbiamo fatto un post su Facebook dove comunque abbiamo messo il listone delle canzoni che sono state riconosciute di quella estate dell'83, e poi appunto abbiamo scritto: rimane comunque un mistero, una canzone non è stata ancora così svelata. E invece un nostro ascoltatore, che tra l'altro credo che all'epoca fosse un ragazzino anche lui come il canadese, un piacevolmente rovinato dalla musica, come amiamo insomma definirci noi, ha beccato il pezzo. È un gruppo oscurissimo, io non li avevo mai sentiti nominare, sono sincera. Si chiamano Gruppo Sportivo, mi dicono gruppo olandese, e il disco è Pop Goes the Brain, e la canzone l'ascoltiamo al volo. Ma la cosa buffa e divertente è che è proprio lo stesso vinilone padellone che veniva appunto sistemato sul giradischi nell'estate dell'83. Cioè, infatti, io stavo per sentire lo stesso pezzo di vinile che il ragazzino canadese registrò su quella cassetta 30 qualcosa anni fa praticamente. Stiamo chiudendo un cerchio, cioè potrebbe essere veramente una scena di un film di fantascienza sui paradossi dello spazio-tempo. È quello, infatti. Teniamoci per mano. Il disco è molto rovinato, ha pezzi di scotch ovunque per tenerlo ancora in piedi, ma gira. E tra l'altro, come usava fare una volta, mettevano degli adesivi, timbro di Controradio, per ricordare ai vari conduttori in onda l'evento di un concerto. Chiaramente siamo in epoca pre-internet, e quindi c'è scritto: concerto lunedì 7 dicembre 81, mi dicono che era il Tenax. Ovviamente non poteva che essere il Tenax. Se vuoi, Fabio, rimani un pochino all'ascolto di questo brano che finalmente insomma abbiamo svelato grazie a Gabri Benci, nostro ascoltatore, che in realtà avevamo contattato ma c'aveva il dentista, succede, e quindi non poteva assolutamente essere con noi. Si è scusato tantissimo, ma insomma era uno di quegli appuntamenti, dice, fondamentali. Proviamo ad ascoltare questo bel vinile. Se parte, mi allontano, e perché non è proprio a portata di mano, come potrai ben immaginare, ma lo sentiamo al volo. Yeah.
Beh, Fabio, gira ancora, è invecchiato benino, no? Tra l'altro leggevo stamattina, che anche qui veramente un buffo cerchio magico, che questa storica band olandese del gruppo sportivo, che si è dato incredibilmente longevi, cioè hanno comunque fatto musica fino praticamente una decina di anni fa, sono riformati questo aprile. Cioè, si riformati per fare un disco che dovrebbe uscire adesso, e per un tour celebrativo, nostalgico, eccetera, proprio... poco più di... era proprio destino che tornassero in qualche maniera nel grande flusso degli eventi, dei racconti. Mi scrive una ascoltatrice, dice: incredibile, Shazam lo ha riconosciuto, però in realtà il nostro ascoltatore ieri poi ci ha richiamato, pensa un po' come sono proprio invasati di musica, ha detto: io l'ho riconosciuto ascoltando il vostro link, è un disco che uso anche nei miei DJ set, però non pensate che io abbia utilizzato Shazam, ci tengo a sottolinearlo, capito? Ha detto così. Ma anche perché nel frammento, diciamo, mancante del nostro del ragazzino canadese, in realtà Shazam non lo prendeva, perché era un frammento di pochi secondi. Bravo, esatto. Era solamente proprio il riff iniziale. Tra l'altro il ragazzino diventato frattempo adulto, ha provato anche a fare un loop di 3-4 battute per vedere se Shazam lo prendeva, ma non ci riusciva, per cui ci voleva veramente una memoria storica per riuscire a chiudere il cerchio, appunto. Mi stanno anche scrivendo: si può avere il link al mixtape? In realtà il link c'è già, l'abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook, ma in realtà se uno va appunto a cercare il tuo articolo, tu hai messo tutto quanto, c'è, cioè, proprio il listone, no, dei brani che sono usciti fuori da... C'è tutto, comunque su SoundCloud c'è una pagina appunto aperta dal ragazzino, nel frattempo è diventato grande, che si chiama Italian Radio 1983, su quello c'è dentro una strone con tutta la tracklist. Tra l'altro noi abbiamo aperto la trasmissione con Shock the Monkey di Peter Gabriel, perché non a caso nel nastrone compare ben 3 volte. Compare 3 volte perché evidentemente... un po' perché al ragazzino piaceva il pezzo, come dargli torto, un po' perché in quell'estate effettivamente il pezzo era abbastanza onnipresente nelle radio in generale, anche nelle radio nazionali, perché era pochi mesi dopo la famosa apparizione di Peter Gabriel al Festival di Sanremo cantando appunto Shock the Monkey nel febbraio dell'83, quindi in qualche maniera era un personaggio un po' molto in vista, in particolare per Firenze, perché quell'estate a luglio ci sarebbe stato un grande concerto di Peter Gabriel a Prato, al Stadio Comunale di Prato, nel luglio poi dell'83, quindi è probabile che anche Controradio spingesse molto sicuramente il disco di Gabriel per promuovere il concerto anche. Quando ci salutiamo ci lasciamo con un altro brano che tu hai proprio scelto da questo mixtape, però volevo domandarti qualcosa su questo tuo podcast settimanale, tra l'altro ascoltatissimo e gettonatissimo, che si chiama The Tuesday Tapes. Sì, torniamo ai nastri anche qua in qualche maniera, destino a parlare di cassettine oggi, ma questo è un podcast che faccio da 3 anni per provare un po' a tenermi in allenamento nel fare radio anche un po' alla vecchia maniera, nel senso che molto semplicemente ogni settimana come fosse realmente un mixtape, una scelta di brani indifferentemente vecchi e nuovi, commentati nella classica maniera radiofonica, insomma, questo è. E appunto la pagina Facebook si chiama The Tuesday Tapes, lì trovate il link a tutte quante le puntate. Tra l'altro stamattina ho messo online l'ultima puntata prima della lunga pausa estiva. E poi una domanda un po' banale, però insomma, visto che sei tu, che sei un conduttore musicale storico, un DJ, ti occupi di musica e vivi di musica, che cosa stai ascoltando ultimamente? Direi che Tuesday Tapes è un po' la risposta a questa domanda, nel senso che è un'epoca sicuramente di ascolti molto frammentari, cioè è difficile per me, ma penso un po' per tutti, è difficile dire una unica grande cosa, un unico grande disco. Per me l'ultimo vero innamoramento musicale grosso, ormai è vecchio di più di 10 anni, è LCD Sound System, okay, che tra l'altro anche lì non a caso comunque una band che cuce insieme passato, presente, che utilizza i linguaggi del passato in una chiave contemporanea, non nostalgica, per cui frammenti, piccole cose, cioè, potrei dirti che l'ultima cosa che ho scoperto, che ho sentito qualche giorno fa, gruppo inglese che si chiama Glaslin, shazammando una puntata di una serie televisiva che si chiama Humans, okay, e che sono una specie di pseudo nuovi Radiohead, però molto giovani, molto interessanti, hanno fatto appena un paio di pezzi. Grazie davvero di cuore di questa chiacchierata, è stato bello. Stanno arrivando... è un piacere essere su Controradio, tra le altre cose. Ma figure, stanno arrivando un sacco di messaggi, anche vocali, io non lo so, che facciamo? Li mandiamo lo stesso? Io non li ho preascoltati, il nostro rischio è pericolo. Si può fare a Controradio? Che dici? Lo mando? Ah, per me figuratevi, cioè, ben volentieri. Magari non c'entra niente con noi, ma io provo lo stesso, sentiamo un po'. Avete qualche informazione sul
blocco del traffico qui allo Smannoro. Fabio De Luca, com'è quel blocco del traffico allo Smannoro? Due, lo Smannoro è uno snodo importante, lì siete attenti. Benissimo, poi mi scrivono, ricordo la performance, ma funziona così a controradio, la performance di Peter Gabriel a Sanremo, lancio dal palco con una fune. Perché si lanciò con una specie di cavo cavato dall'alto e purtroppo cadde un po' rovinosamente, su YouTube c'è comunque. Agile, infatti mi stanno scrivendo, va bene, io invece non me lo ricordavo Peter Gabriel a Sanremo e la sua non perché agilità. Per quello, insomma, mica tanto, va bene, dai. Allora, ci lasciamo con la Steve Miller Band e un pezzo, come appunto dicevi tu, molto orecchiabile, che fa parte del nastrone, no? Parla del nastrone, infatti, cioè, il nastrone, la cosa bella del nastrone è che appunto la selezione è assolutamente random, ma in una maniera estrema, ma che alla fine poi ha quasi anche un senso. Realmente, ascoltando una storia dall'inizio alla fine, sembra quasi un'operazione di audio arte, cioè sembra quasi proprio un lavoro di giustapposizione fatto da uno con un concetto molto chiaro di mettere insieme cose eterogenee tra loro. Steve Miller Band, diciamo, all'interno di questa nastrone in cui ci sono cose molto più ricercate, molto più strane, molto più oscure, è un momento di apertura a un riff proprio classico americano da FM americana, che fa sicuramente bene all'interno di quel nastrone, anche fa il suo effetto. Benissimo, allora l'ascoltiamo, intanto vado a informarmi in redazione sul blocco del traffico allo Smannoro, che evidentemente, insomma, sta a cuore ai nostri ascoltatori. Grazie ancora a Fabio De Luca, è stato veramente un piacere. Grazie a risentirci. Giustina, ciao, a presto. Ciao, ciao.
giustina@controradio.it.